oggi un ciambellone integrale ma marmorizzato. Cucinare con te mi diverte perché è una formula strana. Due cuori e una cappa, due cuori e una cappa, due cuori e una cappa. Bene, benvenuti qui, qui sempre, sì, ciao a tutti. Benvenuti nella nostra cucina virtuale. Brava, da brava. 4 anni. Tu sai questa formula, è la formula giusta. Bene, se anche voi conoscete questa formula giusta, siete capitati qui nel canale giusto, il canale della salvezza, dove oggi realizzeremo delle ciambelle. No, una delle ciambelle di salvataggio. Una ciambella, una ciambella di salvataggio. Per le emorroidi. Vuoi dirci qualche cosa su questa ciambella? Certo, una ciambella buonissima, saporitissima, tutta integrale, farina integrale, zucchero integrale, buonissima negli ingredienti ed altrettanto buona per la prima colazione. È una ciambella classica, la marmorizzata, quella che si inzuppa nel latte e il caffè, quella che si inzuppa nel caffè, quella che si mangia con una bella crema di nocciola. Ma si inzuppa il biscotto? Smettila! E allora, questo è il primo video da quando abbiamo la sigla nuova, il primo video nuovo girato da quando abbiamo la sigla nuova, quindi che fa? Vi piace? Fateci sapere! Io la vorrei più ritmata dal caro Antonio, non mi rappresenta troppo, è troppo romantica come lui e troppo poco frizzante come me, quindi vorrei che ci mettesse... Ah, come lui pensavo! Ci vorrei che ci mettesse un pochettino più di brio. Voi che ne pensate? Abbiamo anche pensato tutta una grafica da associare. Le parole mi piacciono molto. Tu hai qualcosa da dire? No, hai ragione. E allora spostiamoci di là e andiamo a vedere il ciambellone come si fa. Ed eccoci pronti per questo buonissimo ciambellone marmorizzato. Vedremo se è buonissimo. È buonissimo e genuino, anche se io metterò il burro e il latte, perché burro e latte, per quanto concerne la nostra alimentazione, non significa che non sia genuino, ma potete variare le quantità di burro e di latte di mucca con un latte vegetale e con lo stesso quantitativo di olio di semi di girasole o di mais. Cominciamo con l'elencazione degli ingredienti. 400 g di farina integrale che potete sostituire anche con la farina 00. Noi usiamo questa farina integrale di grano tenero della Probios. Poi, non è un video sponsor, l'abbiamo comprata noi, così come abbiamo comprato noi i due zuccheri che caratterizzeranno la nostra ciambella. Sono 130 g di zucchero di canna naturale, quello un po' pastoso, non quello industriale, non quello fatto con la melanzana, per intenderci, è 130 grammi di zucchero di cocco. Guardate che bello questo zucchero, anche questo compratelo bio, è vero, perché esiste anche farlocco. Poi 50 grammi di cacao amaro, 4 uova, noi le prendiamo sempre biologiche, queste della Lidl sono molto buone, 160 g di burro e 160 ml di latte, un pizzico di sale, un cucchiaino di orzo in polvere, questo in realtà è orzo e caffè messi insieme, molto buoni, un cucchiaino di essenza di vaniglia, una bustina di lievito per dolci e cominciamo subito. Come prima cosa separiamo i tuorli dagli albumi. I tuorli li metto in una ciotola più grande e gli albumi in una più piccolina. Questa è una bella ciambella ricca in nutriente per la prima colazione, quindi la faccio carica anche di zucchero, di grassi, perché tanto poi vanno consumati nel corso della mattinata. Mettiamo lo zucchero con le uova, l'essenza di vaniglia, un cucchiaino, e mettiamo un attimo da parte questa mentre invece montiamo a neve ferma i nostri albumi. Ok, le uova sono ben ferme e belle lucide, passiamo adesso ai tuorli. Aggiungiamo, mentre la frusta va e lasciala andare, il latte. Prendiamo il nostro burro e facciamolo fondere 2 secondi a bagnomaria o al microonde.
è tornato in microonde. Yeah. Ok, il burro è molto morbido ma non fuso del tutto e così lo metto. La scelta di questi zuccheri è dettata dal fatto che hanno un retrogusto molto molto caramellato e ci sta molto bene sia con l'essenza di vaniglia che col cioccolato. Adesso amalgamiamo alla base proteica tutta la nostra farina, quindi 400 g di farina. Essendo una base pesante la farina integrale, la passo al setaccio, non tanto per togliere le scorie, ma proprio per alleggerirne il passaggio. Quindi passo un po' al setaccio, poggio e mescolo. A questo punto, prima di continuare, aggiungo anche un pizzichino di sale. Amalgamati i primi 100 g di farina, procedo con i secondi 100 g. E il resto? E mancia. Allora, setaccio il più possibile, faccio passare molto del cruschello dalle maglie, non tutto, e vado avanti. Sul secondo setaccio unisco anche il lievito, quindi ho fatto due setacci da 200 g per arrivare alla quota di 400 g della mia farina. Sai la matematica? Oui. Anche io so la matematica. E sul secondo setaccio ho aggiunto il lievito, primi 100 g e mi fermo, amalgamo, verrà un impasto molto sodo, perché è una di quelle ciambelle belle fitte al palato, quelle che vanno inzuppate, per questo dico che è da prima colazione, con un buon tè fruttato, ma anche speziato. Aggiungo gli ultimi 100 g di farina con addizionato il lievito, vedete qua ancora c'è il lievito, e amalgamo piano. Adesso, una volta amalgamata tutta la farina, aggiungiamo le uova montate a neve. Queste daranno la sofficità necessaria alla torta. In alternativa, se sono intolleranti all'albume, possono utilizzare la spuma da barba? Che cosa ne pensi dell'album, quello che vendono già pronto? Ah, buono, molti... Ah, lo bevono? Sì, lo mangiano, non mangiano il cuore, lo mangiano solo l'albume. Vado. Nella ciotola ancora sporca di albumi verserò metà dell'impasto. A questo punto mettiamo i 40 g di cacao, un pizzico di orzo solubile con caffè, potete aggiungere anche un cucchiaino, per intenderci, potete aggiungere anche il caffè solubile, questo darà più sprint al vostro cioccolato e alla vostra mattina. All'occorrenza, a questo impasto, come vedete, non sto andando di fruste ma sto andando di spatola apposta per sentirne proprio a mano la densità, se diventa troppo tenace nella lavorazione aggiungete un goccino di latte per volta in modo che rimanga della stessa morbidezza dell'impasto bianco. Quindi vedete, aggiungo un cucchiaio di latte e lavoro, un altro cucchiaio di latte e lavoro, quindi in più basterà così due cucchiai di latte nell'impasto nero. Io lo lascerò più amarostico per bilanciare il dolce dell'altro impasto. Se invece voi lo date a bambini che amano molto il dolce, potete aggiungere anche un altro cucchiaio di zucchero, però sinceramente ce n'è già tanto zucchero nel ciambellone, quindi se potete evitate. Ok, siamo pronti per versare nello stampo. Adesso versiamo il contenuto all'interno del nostro stampo precedentemente foderato. Versiamo prima la parte bianca nello stampo. Avete visto che miracolosamente è apparso anche il centro, che avevo dimenticato. I prodigi della tecnica. Miracoli della cucina. I prodigi della tecnica. E ora aggiungiamo piano piano
la parte nera. La metto sopra perché la parte nera è più pesante, avendo un carico di polveri maggiore, e quindi se la mettessi da subito sotto non verrebbe mai su. E adesso facciamo dei movimenti ad otto per creare la nostra marmorizzazione. È ad otto o a infinito? Non smuovetela troppo, perché sennò ovviamente la parte nera prende il sopravvento su quella bianca. Adesso in forno a 180 gradi per 40-50 minuti, piano basso, leccarda del forno piena d'acqua. Nella parte mediana la torta, coperta da un bel foglio di alluminio che arcueremo, voilà, così, per non sacrificare l'eventuale bombatura, anche se io ho usato uno stampo grande. Questo è uno stampo da 24 cm. Bombiamo bene bene. Bomba. Così. Chiudiamo perché metto il ventilato, quindi non vorrei mai che l'alluminio volasse all'interno del forno e andasse a depositarsi lì dove c'è la ventola. E allora, quindi abbiamo detto 180 gradi. 180 gradi, forno ventilato per 40-45 minuti. Fate sempre la prova a stecchino, perché è possibile che ci stia anche 50 minuti. Se mettete con forno già caldo, provate già 45. Se la inserite a forno freddo, cosa che non vi consiglio, mettete 50-55 minuti, ma arrivati a 40 minuti, 45, fate la prova a stecchino. Sotto la leccarda del forno deve essere colma d'acqua per ammorbidire, addolcire questa cottura, che non deve essere troppo aspra e quindi non deve seccare in pratica le pareti esterne della torta. Se avete il forno con questa opzione, non ci sarà bisogno del tagliare con l'acqua, giusto? Non lo so, non ce l'ho. Adesso inforniamo e poi ci rivediamo dopo. Ed eccola qui, appena sfornata, con ancora i vapori, vedete? Profumatissima, sforno. Mi è venuta l'acquolina in bocca, non mi stavo uscendo neanche una parola. È vero, fa un profumo, ragazzi. Buonissima. Bisognerebbe aspettare che si raffreddi, ma per voi in via del tutto, spostati che è caldissimo, in via del tutto eccezionale faccio questa cosa. Voilà, uno, e voilà, due. È anche bella spessa, voi non la vedete, lo stampo che ho usato è molto grande. Niente, sapete cosa faccio? La faccio raffreddare, sì, completamente, facciamo, e poi ci aggiorniamo, così faccio le foto e vi faccio anche magari il taglio della fetta. A dopo. A dopo. Avete visto? Se vi piace la sigla, realizzatela anche voi, prendete una chitarra e suonate anche voi la vostra sigla di apertura. Va bene, adesso chiudi tu, che ho parlato solo io durante l'intro. Com'è questa ciambella? Avete visto? Sì, questa ciambella è veramente integrale, integralmente integrale, e una di quelle ciambelle che veramente ne tagli una fetta ed è quella che tu lasceresti per gli altri e invece ti mangeresti tutto il resto. È buonissima. Brava, brava. E quindi, se volete realizzare questa ciambella, potete utilizzare anche i normali ingredienti, giusto? Perché questi sono anormali. Vuole dire che potete utilizzare anche farina bianca e zucchero raffinato. È la stessa identica cosa, viene buonissima. Ah, ecco, comunque. Giusto, questo volevo dire. Bravo, bravo. Bene, quindi provatela, fateci sapere cosa ne pensate e noi ci ritroviamo sempre qui sulle vostre ciambelle. Ciao! Ciao.